Io non sento niente. Valenti presente. Sorci presente. No, forse ancora il presidente non ha... è uscito forse il presidente. Ciccio, ma ha chiamato già l'appello, no? No, no, ancora no. Credo che sia caduta la linea al presidente. Ah, appunto, perché io non ho sentito più nessuno. Scusate tutti, ho avuto un problema di linea, non so se avete iniziato a fare l'appello. No, no, presidente. Aspettiamo lei, presidente. Scusate veramente. Allora, prego, dottore Militello. Buongiorno, Castiglia. Presente. Nicolao. Imperiale. Peter Resi. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Randazzo. Buongiorno a tutti, presente. Sorci. Presente. Tramuto. Buongiorno a tutti, presente. Valenti. Presente. Venturella. Presente. Vetrano. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Presidente, 8 presenti. Forse è ricaduta la registrazione, la linea. Allora, visto il numero legale, dichiariamo aperta la seduta. Nominiamo tre scrutatori, anzi tre scrutatrici, la consigliera Venturella, la consigliera Vetra. Dottore Mitello? Stamattina problemi di linea. Pronto, pronto. Sì, mi scusi. Sì, favorevole. Presidente, noi la sentiamo. Allora, dicevo, Nicolao. Imperiale. Peter Resi. Si sente a tratti con te. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. No. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 8 votanti e tutti favorevoli. Allora, possiamo dare avvio ai lavori del Consiglio della prima circoscrizione. Oggi è il 29 marzo 2021. Dovrebbero essere già collegati con noi stanno per arrivare la dottoressa Calandra e l'assessore Zito. Mi pare di aver visto forse la dottoressa Calandra, se non erro. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno presidente. L'assessore Zito mi ha avvisato. Non la sentiamo, dottoressa, il microfono. Allora, sì, l'ho aperto il microfono. Allora, mi sentite? Dottoressa, non la sentiamo, non la sentiamo, o meglio, presidente, io non la sento. Lei ha problemi, noi sentiamo. Io l'ho attivato il microfono, quindi penso che mi dovreste sentire. Va bene. Va bene? Grazie. Le volevo dire, l'assessore mi ha avvisato che è in macchina, in autostrada, che sta venendo da Ragusa, tenterà di collegarsi col cellulare, ma può darsi che che ritarda un po', va bene? Sì, va bene, dottoressa. Io mi auguro, insomma, che l'assessore arrivi, anche perché
ritengo che sia molto utile, insomma, il confronto con il Consiglio. E dovrebbe essere collegato con noi anche l'architetto Scuderi, che fa parte della cabina di regia, che ho personalmente invitato a partecipare all'incontro di oggi, proprio per discutere del progetto Libri Ovunque, che vedrà protagonista anche la prima circoscrizione, anzi la prima tappa di questa iniziativa riguarderà proprio la prima circoscrizione, ed è già stato motivo di confronto sia con l'assessorato che con il tavolo tecnico, ma è stato anche motivo di discussione in consiglio la scorsa settimana, dalla quale discussione è venuto fuori che il consiglio aveva già in qualche modo discusso il progetto con una mozione presentata dalla consigliera Vetrano, per invitare proprio l'assessore e la dottoressa Calandra in aula e il comitato scientifico. Quindi io direi direttamente, se siete d'accordo, di chiedo all'aula, al vicepresidente, insomma ai capigruppo, di come procediamo. Aspettiamo l'assessore, quindi facciamo una pausa e aspettiamo l'assessore, cosa che io preferirei, oppure iniziamo la discussione, diciamocelo liberamente, i nostri interlocutori sono persone che comprendono, diciamo, che è necessario un dibattito d'aula assolutamente democratico e serio. Prego, vicepresidente. Non è collegato il vicepresidente, presidente. Ah, non è collegato. Allora, il vice capogruppo Sorci, come procediamo? Cosa pensa lei? Come volete. A me piacerebbe conoscere il progetto in sé, piuttosto che parlare su cose che non conosciamo in maniera, diciamo, così, per poterne parlare. Quindi parlare del progetto conoscendo il progetto e parlare di data dell'avvenimento. Il progetto sarebbe necessario che conoscerlo tutti, e quindi io direi che se ce lo illustra in maniera, o addirittura ce lo passa in qualche modo per capire un po' come stanno le cose, sarebbe meglio. Io questo dico, se no parliamo di cose che non conosciamo di fatto, o perlomeno non conosciamo nei dettagli, perché i dettagli sono importanti. Dico, perché se questo avvenimento dovesse essere durante questo mese o il mese che verrà, io dico che siamo per ora con 1000 casi ieri, e quindi sono, siccome non ci saranno posti a sedere con spazi delimitati, dico, sarebbe opportuno rivedere anche questo. Però sono tutte cose che dico non conoscendo il progetto, quindi sarebbe opportuno, di ripeto, conoscere il progetto e poi perfetto, andare avanti. Consigliera capogruppo Venturella, quindi aspettiamo l'assessore o andiamo avanti? Ma io, presidente, non approfitterei per, come diceva anche il consigliere Sorci, per parlare e illustrare il progetto, dopodiché, entrando, diciamo, in merito all'argomento, possiamo parlare con dibattere con più cognizione, diciamo. Quindi io inizierei. Perfetto, mi pare che il del gruppo. Allora, il consigliere imperiale in aula? Io purtroppo stamattina ho un telefonino che va. No. Consigliere Randazzo? Consigliere Randazzo? Consigliere sì, Randazzo? Buongiorno a tutti. Comunque, sono d'accordo con la Venturella. Iniziamo il dibattito, discorso, e poi in corso d'opera parliamo con l'assessore. Perfetto, okay, va bene. Allora, grazie. Va bene, grazie a lei, consigliera Vetrano. Proponente di questa mozione discussa e approvata in consiglio della prima circoscrizione, che proprio parla del progetto Libri Ovunque, partirei da lei. Prego, consigliera Vetrano. Sì, grazie presidente. Intanto benvenuta la dottoressa Calandra. Io dico, come tutte le cose belle, sarebbe giusto parlarne, concertarle e concordarle, per cui, diciamo, siamo in attesa. Lascio la parola alla dottoressa Calandra. Grazie. Sì, eccomi qua. Eccomi qua. E allora, il progetto, comunque, penso che già ne abbiamo noi parlato tempo fa. C'è stata
una riunione un po', diciamo, generale con tutte le varie circoscrizioni, però lo posso illustrare naturalmente per voi. Intanto il progetto nasce nel 2019. Quindi a memoria non ricordiamo di questo incontro. C'è stata una videoconferenza a cui abbiamo invitato tutte le circoscrizioni e mi pare che c'era qualcuno pure di voi, non so se No, la considerate. c'è stata una videoconferenza dove avete invitato i presidenti delle circoscrizioni per comunicare il progetto con l'idea Sì. portata avanti, con il tema scelto per ogni piazza, per ogni quartiere, per ogni circoscrizione e diciamo, anche la discussione è andata sostanzialmente, diciamo, su un progetto che già era definito, che portava questa bellissima idea di portare una biblioteca itinerante in tutte e 8 le circoscrizioni del comune di Palermo. Sì. Questa, diciamo, è questa sintesi che lei che si è venuta fuori da quell'incontro è stata riportata interamente al Consiglio della prima circoscrizione. Non Sì. siamo entrati nel merito di come si svolgeva il progetto, quali erano le azioni, eccetera. Anche perché fino ad oggi un programma non ce l'avete fornito. Quindi, se possiamo entrare nel merito di questo programma, grazie. Sì, e allora, quindi le linee generali sono quelle che già abbiamo, di cui abbiamo parlato in questa riunione, cioè questa l'idea principale è quella della biblioteca itinerante che è costituita da una tensostruttura che sarà montata in tutte le 8 circoscrizioni. Originariamente, diciamo, il progetto è stato pensato da svolgere in presenza, naturalmente, ora in qualche maniera stiamo vedendo di riconvertire parte in presenza e parte in digitale. Per ogni circoscrizione abbiamo immaginato una tematica che naturalmente non è, come dire, limitativa, nel senso che non è necessario attenersi rigidamente a questa tematica, ma vuole essere indicativa di un'identità della circoscrizione. Per esempio, per ciò che riguarda la prima, la tematica che abbiamo individuato assieme al gruppo di lavoro del Patto per la Lettura è la multiculturalità. Quindi ogni mese, quindi per 8 mesi, ci sarà questa struttura che sarà montata solo per 3 giorni, un fine settimana al mese per ogni circoscrizione. Naturalmente, al di là delle attività che si svolgeranno all'interno o all'esterno di questa tensostruttura, nulla vieta, anzi, è importante che ci siano altre attività collaterali da svolgersi all'interno della circoscrizione. Per ciò che riguarda queste attività, diciamo, dobbiamo distinguere fra le attività che si svolgono all'interno della tensostruttura e quelle invece che vengono fatte indipendentemente. Per queste che si svolgono all'interno della tensostruttura già abbiamo delle indicazioni, un programma che rispetta in qualche maniera questa tematica e che va arricchito con eventuali altre proposte da parte vostra. Io questo programma eventualmente lo posso trasmettere, ma si tratta di reading di poesia e narrativa, si tratta di letture di testi del tema multiculturale, si tratta di coinvolgere anche le scuole, perché per esempio la scuola Perez l'abbiamo coinvolta per poter, questo è il sabato mattina, per poter fare delle letture collettive e dei laboratori. Una collettiva in presenza oppure in dato? No, in presenza perché è pensata per una situazione di misura anti-Covid, cioè all'interno noi avevamo pensato circa 60 posti a sedere, che invece ora abbiamo ridotto a 30. C'erano delle postazioni computer che sono state ridotte di numero, quindi assicurando tutte le prescrizioni DPI, distanziamento e quant'altro, l'idea era quella di fare delle piccole riunioni, dei piccoli convegni. Scusate, ho messo
silenzioso, in presenza. Naturalmente alle riunioni in presenza si possono affiancare anche iniziative digitali, questo non ce lo vieta nessuno, però diciamo la caratteristica del progetto è proprio quella di accendere l'attenzione sulla circoscrizione, portare il libro in tutte le circoscrizioni. Infatti nella biblioteca ci saranno, abbiamo acquistato dei volumi in armonia con la tematica, volumi che potranno essere letti, richiesti in prestito e così via, quindi sarà una piccola biblioteca tematica. E, per quanto riguarda la localizzazione del posto dove andare a sistemare e a montare questa densa struttura, ci siamo confrontati. L'idea originaria, che era quella dell'architetto Scuderi, che oggi è qui presente, cioè di utilizzare il cortile spagnolo, sembra insomma sia stata accettata, quindi c'è il problema però del Covid e delle misure anti-Covid che sono state varate ultimamente, per le quali fino al 30 aprile diciamo sarà difficile riuscire a organizzare incontri in presenza, anche se devo dire anche se siamo in zona arancione, noi come biblioteca e come sistema bibliotecario cittadino siamo aperti al pubblico, sia pure su prenotazione, quindi stando attenti a determinate misure si possono organizzare piccoli incontri, piccoli laboratori, però a questo punto io non lo so se è il caso di fare scivolare un po' le date. Come data avevo pensato l'ultimissimo fine settimana di aprile, che poi è a cavallo perché va dal 30 aprile al 2 maggio, però fino al 30 aprile ci sarà questa situazione sicuramente. Non so se è il caso di fare scivolare questo montaggio della tensostruttura magari di uno o due giorni o di una settimana, in modo che già siamo nel mese di maggio. Questa è la situazione. Purtroppo dobbiamo fare i conti con questa pandemia che ci ha creato tutti questi problemi, perché questo progetto sarebbe dovuto essere realizzato, sarebbe dovuto realizzare entro il 2020, cosa naturalmente impossibile, quindi abbiamo chiesto al Ministero una proroga, il Ministero ce l'ha concessa, però oltre il 2021 non possiamo andare per problematiche legate a rendicontazione di costi, questo e quello. Quindi in ogni caso dobbiamo partire, ci facciamo carico di tutte queste questi paletti, queste misure, eccetera, ma partiamo. Tra l'altro noi già siamo partiti con una iniziativa online che ha avuto un certo successo, che è stata La mia poesia per la città. Abbiamo invitato tutti a leggere la propria poesia del cuore, abbiamo avuto circa 60 video di poesie che abbiamo pubblicato sulla pagina Facebook Palermo Città che Legge, che è la pagina del Patto per la Lettura. Quindi ora tra non molto uscirà anche l'avviso, sempre per un'altra iniziativa digitale, che è il Maggio dei Libri, in cui inviteremo tutti quanti a inviarci dei video sulle tematiche individuate dal Ministero quest'anno per il Maggio dei Libri, quindi ci stiamo aiutando un po' anche col digitale. Però quello che caratterizza il progetto ovviamente non è questo, ma è proprio l'incontro sul posto, ecco. Non so se avete delle domande, io sono qua. Sì, dottoressa Calandra, io l'abbiamo ascoltata. Allora, se siete d'accordo, consiglieri e consigliere, di fare un passaggio anche con il dottore Scuderi, con l'architetto Scuderi, che è collegato, anche per completare un po' il racconto rispetto al progetto Libri Ovunque, e poi diamo spazio alle vostre domande e alle vostre, diciamo, osservazioni. Prego, dottore Scuderi. Mi sentite? Giuseppe? Mi sentite? Sì. Mi sentite? Posso? Dottore Scuderi, c'è? Sì. Buono. Sentite? Spero che mi sentite. Mi sentiate?
Sì, la sentiamo molto piano, ma ti... piano. Molto piano, molto piano. Il microfono. Allora, io sì, aggiungo se... a quello. Ah, che perfetto. Detto... Un po' più vicino, architetto, al microfono, se possibile. Poco più vicino. Grazie. Io sono delegato dell'assessorato regionale dei beni culturali per la partecipazione a questo progetto, in quanto l'assessorato è uno dei firmatari del patto per la lettura. Quindi aggiungo a quello che ha detto la dottoressa Calandra che il progetto è nato in un momento di estrema rapidità, perché il Ministero ha emanato un bando con una durata breve. Io sento troppo piano, quasi non sento. Dicevo, il Ministero ha emanato un bando che ha avuto un tempo di preparazione abbastanza ridotto. Quindi il progetto mutua una iniziativa che è stata portata in passato dall'Università di Palermo, che aveva fatto delle analisi statistiche sul bisogno di biblioteche nelle circoscrizioni. Quindi a monte del progetto c'era una attenta analisi durata un paio d'anni, fatta appunto dalla Facoltà di Ingegneria, che fece delle ricerche su tutta la città per valutare i bisogni di ogni singola circoscrizione. Sulla prima circoscrizione, di cui mi pregio di essere residente ormai da 60 anni, evidentemente ben conosco le necessità. La scelta di allocare l'iniziativa nel quartiere capo deriva dal fatto che, come sappiamo tutti, tra i quattro mandamenti del centro storico, il quartiere capo è quello che meno è stato coinvolto per sua storia, per vocazione commerciale, in iniziative di natura culturale, per cui Ballarò ha delle sue iniziative, alla Cucciria ne ha avute altre, alla Calza l'ambito di Piazza Marina ha delle iniziative significative, quindi intervenire sul mandamento Monte di Pietà mi sembrava come proposta la scelta più coerente con le necessità di territorio. L'indicazione spaziale di Cortile Spagnolo deriva dal fatto che, spero che molti di voi siano almeno della mia stessa memoria, dal ricordo di quello che era Cortile Spagnolo sia a metà degli anni Ottanta, quando era ancora un cumulo di macerie. Macerie. La liberazione di Cortile Spagnolo dalle macerie, a cui dovevamo fare seguito degli interventi di riqualificazione che poi non si sono verificati mai, se non l'asfalto e la destinazione a parcheggio. Ma sapete tutti bene che è un luogo panoramicissimo al centro del mercato, quindi uno dei posti più belli del nostro mandamento. Mi rendo conto in primis che le necessità dettate dall'emergenza Covid, le necessità della fruizione del mercato nei giorni del sabato e domenica, eccetera, possono rendere difficile una allocazione in questo luogo. Evidentemente, fermo restando che tutto si potrà fare, condivido quello che ha detto all'inizio un consigliere, che il numero dei contagi anche nella prima circoscrizione ci fa preoccupare, e quindi l'idea di manifestazioni a breve, ovviamente sono io il primo che mette le mani avanti, e quindi se possiamo migliorare l'esito della manifestazione con un'indicazione di un luogo di maggiore facilità e raggiungibilità e di maggiore sicurezza, nonché, come diceva la dottoressa Calandra, uno spostamento delle date in momenti di maggiore sicurezza che tutti ci auspichiamo per la nostra stessa salute, evidentemente credo che questo, chi dovrà attuare il progetto, perché c'è una società che ha avuto l'incarico poi di montare la stessa struttura, predisporre i servizi di sicurezza, eccetera, dovrà farlo secondo le indicazioni che verranno dalla circoscrizione e dal comitato tecnico scientifico del progetto di cui io faccio parte. Grazie a voi. Grazie architetto per essere stato molto chiaro. Allora, a noi risulta, ieri è stata chiedo al consigliere Venturella di intervenire, che è stato già organizzato per stamani un sopralluogo presso Cortile Spagnolo dai tecnici del comune. Era stato invitato anche il consiglio a partecipare, a me non è stato non è stato mandato nessuno, non sono stato chiamato, insomma, per questo sopralluogo. È stata chiamata la consigliera Venturella. Detto, insomma, questo, insomma, penso che era opportuno prima parlare in aula, insomma, col consiglio per aggiornarle appunto sul progetto e su di cosa stiamo parlando, e poi eventualmente decidere luoghi, date, eccetera, se insomma il coinvolgimento della circoscrizione vuole essere, insomma, un punto importante del progetto. Consigliere Venturella,
So che sì, ieri è stata chiamata. Io vi chiedo scusa solo per dire che sono presente. Buongiorno a tutti e scusate il ritardo. Buongiorno vicepresidente. Sì, presidente, sì, diciamo, dopo questo invito, io stamattina ho sentito la dottoressa Fucarino, alla quale ovviamente ho detto che abbiamo deciso come decisione proprio collettiva di prima incontrarci in sede consiliare e poi effettuare un sopralluogo, proprio perché anche il luogo prescelto poteva anche essere messo in discussione, quindi effettivamente diciamo che il percorso doveva essere al contrario, cioè prima incontrarci in consiglio e poi effettuare un sopralluogo congiunto. La dottoressa mi ha richiamato dopo mezz'ora dicendomi che erano andate al cortile spagnolo e avevano effettivamente constatato che il luogo non si presta, ma ci sono delle condizioni sicuramente ostative, quelle che avevamo anche ipotizzato noi, anche perché a quanto pare per montare la tensostruttura, tra il montaggio, lo smontaggio e il percorso in sé, sarebbero 5 giorni interessati, diciamo, a una mobilitazione territoriale, e in quel cortile si creerebbe un enorme disagio per i cittadini, per il mercato stesso. Quindi aspettavano anche noi per capire quale altra indicazione. So che l'architetto Scuderi aveva ipotizzato Piazza Beati Paoli, ad ogni modo chiediamo lumi sul fatto che la tensostruttura abbia delle misure standard o possono essere variabili, perché Piazza Beati Paoli, a detta del tecnico che era quello dottoressa Fucarino, non rientra nelle misure, diciamo, compatibili con la tensostruttura, quindi anche questa cosa non ovviamente non spetta a noi deciderla se è così o non è così, quindi un po' più di chiarezza magari per capire, ecco, le misure e quindi quali sono i luoghi che possono essere deputati ad accogliere questa tensostruttura. Quindi queste sono le informazioni che io ho avuto. La dottoressa è stata gentilissima, parlava anche di Piazza Papireto, ma non so quali siano le condizioni, ecco, della pavimentazione. So che è in discesa, diceva anche la consigliera Vetrano, con ciottolato, quindi non si capisce se si presti per l'esigenza. Quindi detto questo, è, diciamo, da individuare ex novo un sito dove allocare, diciamo, la tensostruttura. Ho concluso, presidente. Grazie consigliera Vetrano e Venturella, scusate. Sì, io questa possibilità di anche avuto, diciamo, insieme al consigliere Tramuto fatto un passaggio con l'architetto Scuderi proprio su queste misure. Se sono misure standard, è un 10x15, invece sono delle misure che si possono in qualche modo organizzare un po' meglio rispetto agli spazi disponibili. Su questo, se possiamo avere una risposta su questo, grazie. Guardi, io le posso dire che noi la tensostruttura intanto è al noleggio, quindi è chiaro che anche se noi l'architetto Scuderi originariamente ha ipotizzato una tensostruttura grande, perché dovrebbe essere 10x10, quindi circa 100 metri quadri, però se le condizioni logistiche non ci sono, possiamo anche ridurre questa capienza. Questo comporta anche una riduzione naturalmente dei posti, una riduzione delle persone che possono partecipare e così via. Riguardo al sopralluogo, chiamiamolo così, di stamattina, che era un primo sopralluogo per avere un'idea, del quale avevo parlato con la consigliera Venturella, a quanto pare mi è stato riferito che non è andato bene, il cortile spagnolo non si presta, quindi a questo punto mi pare una buona occasione per poter decidere assieme quale alternativa potrebbe essere possibile. Per esempio, a me viene in mente, ma non so se è una cosa possibile, Piazza Bologna, per esempio, che è centrale, è conosciuta da tutti e non avrebbe problematiche tipo quelle del cortile spagnolo.
Però voi conoscete il territorio, quindi, e poi c'è anche l'architetto Scuderi che sicuramente ne sa più di me, quindi mi rimetto alle vostre decisioni. La tensostruttura comunque può essere appunto modulata anche in base all'ampiezza del luogo. Grazie, dottoressa Calandra. Architetto Scuderi? Questa modalità delle videoconferenze, soprattutto quando dobbiamo essere così operative, è veramente devastante, cioè proprio devastante. Architetto Scuderi, prego. Eccomi, sono qua. Quello che ha detto Eliana è perfetto, non ci sono vincoli per non rivedere le nostre indicazioni. Io vi avevo illustrato prima quali erano gli input, che però erano input di 3 anni fa, quando abbiamo cominciato ad adattare il progetto. Ora siamo in una situazione completamente diversa, quale che sia la nostra volontà. Quindi mi rimetto a voi e le indicazioni che verranno, fermo restando appunto quell'idea di cercare un posto che non sia un posto in cui è ricorrente un'attività, per cui l'idea di andare in posti dove andiamo a fare qualcosa di nuovo era uno stimolo complessivo. Ovviamente Piazza Bologna sarebbe un momento di garanzia, perché è già assolutamente libera, un percorso tranquillo, eccetera, però se dovessero venire indicazioni che ci fanno avere un'idea di dire portiamo il libro dove proprio il libro non c'è stato mai, allora da un punto di vista di forza politica del progetto è molto maggiore. Grazie per le spiegazioni, architetto Scuderi. Sì, io ritengo che il Consiglio della Pianificazione Costruzione abbia già espresso la propria adesione sui luoghi, dicendo che ci sembrava assolutamente corretto scegliere il quartiere capo come location in una delle sue piazze. Cui proverei, e su questo chiamo in causa i consiglieri e le consigliere, a fare un breve giro di interventi, proprio immaginando un luogo all'interno del quartiere capo che sia in grado, vista anche diciamo, la disponibilità, di poter anche ridurre o garantire un posizionamento diverso alla tensostruttura all'interno del quartiere capo. Quindi non so se chi vuole intervenire, se la consigliera Vetrano, insomma il consigliere Tramuto, posso, presidente, Pisarresi, insomma sì, prego, brevi interventi, perché dobbiamo essere un po' più concreti, perché la modalità non ci aiuta per niente. Presidente, consigliere Tramuto. Io volevo sottolineare una cosa. Innanzitutto ringrazio la dottoressa e il dottore Scuderi l'iniziativa è per portare avanti un progetto molto importante, un progetto di sviluppo soprattutto anche per, come abbiamo detto precedentemente, per un quartiere che si è visto poco protagonista negli anni su progetti del genere. E noi abbiamo avuto un'interlocuzione la settimana scorsa col presidente e con il dottore Scuderi sul fatto della logistica dove io personalmente ho espresso la mia preoccupazione insieme anche agli altri componenti del gruppo su Largo Spagnolo, per il semplice fatto che ci troviamo sulla base della data che dava la dottoressa sul fine settimana del 1° maggio, quindi un momento importante per il mercato, perché se la situazione va a migliorare magari potremmo avere la possibilità di avere più aperture e quindi il mercato potrebbe anche avere quel momento di migliore rispetto a quello che è passato nell'ultimo anno. Per quanto riguarda Piazza Beati Paoli, era un consiglio che era nato così perché la piazza, come sapete, è area pedonale e non ci sarebbero problemi di invasione dal punto di vista delle auto, e poi anche per una questione di sicurezza vi si presentano numerose vie di fuga. Quindi poi giustamente, non sapendo la misura della tensostruttura, uno non sa come quale possa essere una piuttosto che l'altra l'idea migliore. Quindi se da parte di voi organizzatori c'è la possibilità di renderci conto di
una struttura di 6 metri per 8, quindi siamo intorno ai 50 metri quadrati, e lì c'entra perfettamente. È un momento bello perché siamo in una piazza, a mio avviso, bellissima, la presenza delle chiese di San Cosimo e Damiano, la presenza della chiesa di Santa Maruzza, l'ingresso, dell'accesso per le grotte dei Beati Paoli, quindi anche un punto che è culturalmente importante e quindi che potrebbe dare il giusto risalto a tutta l'iniziativa. Quindi poi mi rimetto giustamente alla vostra organizzazione, perché siete voi che organizzate. Per quanto riguarda Piazza Rapireto, era giusto quello che diceva la consigliera Venturella, la piazza viene a scendere, è fatto col ciottolato, non credo che insomma dal punto di vista logistico sia buono per mettere per fare un evento del genere, anche perché dopo spiegava che durerà 3 giorni, anche se io l'avevo anche consigliata, ma diciamo che lì è ancora più bello perché si vede la cattedrale, siamo su un punto appena ristrutturato, un punto nuovo, un punto bello, e quindi l'avevo anche consigliato, però mi è stato detto che dato che viene a scendere che era un po' problematico. Per le altre, io per quanto riguarda Piazza Bologna, Presidente, sappiamo bene che Piazza Bologna nella sua bellezza, però lì è una zona che è già interessata e su cui insiste già un... c'è una manifestazione. C'è una manifestazione analoga che quella che si sviluppa durante lungo tutto il Cassaro, quindi credo che magari sia più opportuno avvicinarci da questa parte del mandamento e quindi cercare di sviluppare qualche cosa sulla zona del capo, del quartiere Monte di Pietà. Grazie Presidente. Grazie consigliere Tramuto. Io penso che possiamo già escludere. Presidente? Sì, certo, possiamo già escludere Cortile Spagnolo, anche alla luce, diciamo, delle considerazioni che ha fatto l'Aula e che hanno fatto i tecnici del Comune stamattina, e anche dalle parole del rappresentante del Comitato Tecnico Scientifico della manifestazione dell'architetto Scuderi. Quindi ragionerei già su altri luoghi. Cosa consigliere Pitarresi? Sì, intanto voglio salutare la dottoressa Calandra, l'architetto Scuderi. Sono importanti manifestazioni che servono al territorio. Non dobbiamo disperdere proprio l'occhio da quello che è di delocalizzare le manifestazioni culturali. E di questo il capo ne ha bisogno. È importantissimo che non si sposti e si cerchi, nonostante il periodo di emergenza e con le dovute attenzioni e i dovuti distanziamenti, di non andare a spostare questa visione che è fondamentale. Piazza San Cosimo e Damiano, non so quando voi parlate di Piazza Beati Paoli, perché molte volte se ne fa un tutt'uno di Piazza Beati Paoli, perché Piazza San Cosimo e Damiano, proprio dove di solito è discarica abusiva, dove ci sono i contenitori, potrebbe essere quello il luogo adatto, che nei momenti dei palchetti, questi di quartiere, viene ripulito tutto, i contenitori vengono messi un po' di lato nel vicoletto e diventa veramente uno spazio proprio molto aperto, molto ampio, dove può ricevere anche tantissima gente. Penso che proprio al posto di quei contenitori che vanno di solito proprio a distruggere quella che è sia Piazza San Cosimo e Damiano che Piazza Beati Paoli, potrebbe essere la condizione ideale, anche perché siamo proprio all'ingresso del mercato del capo, è proprio vicino alla chiesa di Santa Maruzza, che è l'ingresso dei Beati Paoli, come diceva pure il consigliere. Sì, io parlavo dell'area pedonale di Piazza Beati Paoli. Sì, io sto parlando di Piazza San Cosimo e Damiano, proprio per andare a rivalutare posto dove di solito viene creata questa discarica abusiva. Potrebbe essere una, secondo me, un buono spazio che può ricevere la densa struttura senza chissà quali problemi, e andare a dare una visione diversa del posto. Penso che, dico, come da valutare poi i tecnici
spero che venga fatta, che magari si, si possa partire anche con delle combinazioni anche tra il digitale e la presenza, perché abbiamo bisogno di questo tipo di manifestazioni, perché veramente non ce la facciamo più, siamo veramente con questa pandemia siamo arrivati veramente un po' tutti a essere stressati, e queste manifestazioni secondo me sono una presenza importante per i territori e per i cittadini. Spero che venga fatta anche con le dovute con le dovute maniere. Grazie Presidente. Grazie consigliere Pitarresi. Io prima di andare avanti ho un grandissimo dubbio, ma piazza San Cosimo e Damiano è la piazzetta accanto a piazza Beati di Paoli? Scusate se vi chiedo una cosa assolutamente... Sì, Presidente, la piazza... Perché per me piazza San Cosimo e Damiano è a Sferracavallo, diciamo, però magari mi sbaglio io, ecco. Sì, 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 è la piazza proprio prima di arrivare a piazza Beati Paoli, esatto, da via Gianferrara e via Gioia Mia. È proprio quella piazza che è proprio all'ingresso del Mercato del Capo. Io non sento più nulla. Anch'io. Presidente? Presidente è caduto o no? Okay. Siamo in... Non si dottore Militello è presente, no. Il presidente? Non si sente niente. Sì, è collegato, anche il microfono aperto. Io sono qua, dico, casomai. Eccolo, è ritornato, forse si è collegato con un altro dispositivo. No, scusate, ma la connessione diciamo in ufficio non è il massimo, quindi vi chiedo scusa, diciamo, ma non era dovuta alla mio allontanamento momentaneo. Allora, dicevo, quindi piazza San Cosma e Damiano è Damiano, diciamo, lo spazio, lo slargo che c'è accanto a piazza Beati Paoli, corretto? Sì. Ok. Perfetto, va bene. Vabbè, queste saranno, diciamo, ecco, un'altra valutazione da fare. Ci sono altri consiglieri e consigliere, sì, prego? Sì, Presidente, volevo... Sì, prego, consigliere Vetrano. Grazie, Presidente. Volevo asserire, confermare alla dottoressa Calandra quanto detto già dal collega Tramuto. Penso proprio che piazza Beati Paoli sia la piazza più idonea e innanzitutto appunto è pedonalizzata. All'interno di piazza Beati Paoli c'è un chioschetto, poi c'è la chiesa e poi diciamo che non ci sono pericoli, ci sono diverse vie di fuga e come già detto comunque dall'architetto Scuderi, dico spesso e volentieri e dico il capo magari non ha diciamo eventi ricordabili, per cui facendo già riferimento alla biblioteca che comunque abbiamo ed è un bene prezioso per il capo, il Piccolo Principe, e comunque molti dicono magari non viene citata questa biblioteca, magari non è per tanti conosciutissima, però è una perla del Mercato del Capo, per cui dico ne aggiungeremmo un altro, dico, un evento così importante, dico al capo, dico non farebbe altro che portare, dico, capisco anche il periodo della pandemia che è quello che è, insomma portare diciamo dei lettori, dei visitatori al capo in questo periodo di pandemia è problematico, però dico alla fine lo scopo è questo, lo scopo è promuovere il libro e promuovere Palermo come capitale della cultura e del libro in Italia, e quindi diciamo far conoscere a tutti i tipi di utenti e di utenze quello che è il progetto e soprattutto rinomare e far sapere alla gente che Palermo è anche una città che legge, diciamo con tutti gli aspetti della lettura, degli scrittori, dei poeti, degli artisti presenti in, come dire, sul web e con tutti gli strumenti possibili e immaginabili. Per cui credo che proprio che, secondo me, la location ideale è piazza Beati Paoli. Ci sono anche delle panchine, certamente ci saranno delle misure anti-Covid da rispettare, però dico se si potesse, dico, visto che è a noleggio
noleggiare una struttura, una tensostruttura adeguata al luogo, dico, sarebbe veramente, dico, l'ideale, ecco. Non sono veramente favorevole a Piazza San Cosimo e Damiano, perché insomma in un luogo dove di norma c'è la spazzatura, ci sono anche, c'è anche il posteggio delle autovetture, dico, mi sembra come un po' sconvolgere quell'area. Stessa cosa dicasi per Cortile Spagnolo, significherebbe penalizzare i mercatari, perché comunque quella è una zona free, quindi posteggiano diverse automobili per poi andare a fare gli acquisti. Io penso proprio che Piazza Bete Paoli è l'ideale, lo confermo. Grazie. Ti lascio la parola. Posso? Grazie, grazie consigliere Vetrano. Prego, consigliere Randazzo. Grazie, buongiorno a tutti. Presidente, io sono... Cioè, a me piacerebbe via Beate Paolo, perché c'è tutto e non manca nulla. La... Oddio santo, va. Dio santo non era un'altra piazza, diciamo, era no, semplicemente... No, no. Ah, Presidente, okay. Ma Dio santo non... Anzi c'è andata. No, Dio santo non l'abbiamo in prima circoscrizione, non so se... Non ti preoccupare, Giuseppe, è andata benissimo. Posso, Presidente? Prego, consigliere Imperiale. No. Poi no, diamo la parola al consigliere Randazzo. Si attiva, si è attivato. Randazzo, parli il consigliere Randazzo. Prego, prego, consigliere Randazzo, prego. No, no, semplicemente sono d'accordo con la consigliera Vetrano per quanto riguarda vi abbia... Sarebbe il luogo più giusto, secondo me. Poi la dottoressa Calandra, l'architetto Scuderi, ha fatto un'analisi perfetta, perché alla fine, dico... Gli esperti individueranno il sito giusto, però secondo me sarebbe l'ideale via Beate Paoli. Poi aspettiamo qualche giorno affinché sta maledetta pandemia finisce, così lavoriamo un po' di più e facciamo questa bella manifestazione. Grazie. Non si sente niente, Dio santo. Noi comunque ti sentiamo, eh? Ah, ora sì, ora non si capisce niente, mi devi credere. Sono esaurito pure con questo telefono, credimi. Posso, Presidente? Credo che il problema l'abbia proprio il Presidente Castiglia, perché è collegato, ma magari... Manca per qualche istante la connessione, quindi è lui che non ascolta noi. Sì, scusate, ma la mia connessione è veramente un disastro. Io non mi scuso col consigliere Randazzo se aveva finito. Sì, ho finito. Comunque, sì. Grazie. Lo so, non capisce niente. Se non ricordo, se non ho capito male, c'era il consigliere Imperiale che voleva intervenire. Sì, Presidente. Presidente, intanto saluto la dottoressa Calandra, il dottor Scuderi, li ringrazio per la bella manifestazione che si farà. Abbiamo avuto già una volta, mi sembra più volte, è stata fatta in corso Vittorio Emanuele, se non vado errato, una volta a Piazza Casa Professa. C'è qualcuno che mi può correggere? Può essere? Allora, questa manifestazione, nello specifico, è la prima volta che si organizza, non è una... però ne fanno parte, giusto per una spiegazione. Esatto, ne fanno parte del comitato tecnico scientifico, che fanno parte del patto per la lettura. C'è la Via dei Librai, c'è l'amministrazione Marina dei Libri, c'è l'Università di Palermo, c'è il Comune di Palermo, ci sono c'è la scuola, il mondo della scuola coinvolto. Insomma, è una come dire, viene fuori dal patto per la lettura. Ed è una cosa che in qualche modo mette insieme, finalmente, dico io questa cosa, vi ringrazio per lo sforzo che state facendo, mette insieme tutti gli addetti ai lavori che non si occupano del proprio orticello, ma che assolutamente comprendono la forza di estendere il più possibile insieme, perché insieme si riesce a raggiungere una forza molto importante, estendere il più possibile appunto l'idea della lettura. Cioè la volontà di coinvolgere i cittadini e le cittadine nella lettura.
E quindi è una cosa, diciamo, al di là, diciamo, dell'aspetto della manifestazione in sé, è una cosa molto importante per questa città. Prego, consigliere imperiale. Presidente, il mio auspicio è che si possano più volte ripetere queste manifestazioni e preferibilmente mi auguro che la prossima tappa possa essere all'Albergheria, che ha tantissimo bisogno di una manifestazione del genere. Quindi questa volta è stata scelta il Zona Cap, dico per carità, sono favorevole, ma mi auguro che la prossima possa essere scelta una piazza, perché no, degradata dell'Albergheria. Presidente, in questo momento avevo in mente il campetto di calcio, quindi vorrebbe essere un'idea quel luogo dove ci abbiamo lavorato tantissimo e ci lavoriamo tantissimo e dove tutt'oggi non si riesce a trovare una quadra su quest'area, andare a fare una manifestazione del genere che dia un impulso importante ai cittadini e una voglia di giustizia da parte del quartiere e di tutta l'area. Il mio è soltanto un invito al dottor Scuderi e alla dottoressa Calandra per poter prendere il mio invito e la prossima volta poter decidere di fare una manifestazione in quest'area. Tutto qui. Dopodiché condivido tutto e li ringrazio, Presidente, perché queste cose ce ne vorrebbero di queste manifestazioni, almeno una volta, Presidente, perché sappiamo tutti quanto è importante la lettura. Personalmente ho amici che hanno la terza media, ma soltanto con il leggere, leggere, leggere e rileggere, Presidente, non hanno difficoltà a partecipare in dibattiti e quant'altro, perché la lettura è importantissima e ti aiuta a migliorare tanto. Ho concluso, Presidente. Grazie, consigliere imperiale. Allora, se non ci, io una questione di metodo, visto che lo strumento non ci aiuta, se siamo d'accordo, mi pare che più o meno l'Aula si esprime favorevolmente su Piazza Beati Paoli. È ovvio che la manifestazione si porterà presso anche un'azione, una serie di azioni di rigenerazione, di ripulitura, eccetera, eccetera. Quindi sarà anche, come dire, ancora più attenzionata la pulizia degli spazi limitrofi a Piazza Beati Paoli, fatto salvo che sono sempre, diciamo, i tecnici che dovranno andare poi a montare questa struttura a dare un parere rispetto alla sicurezza che lo spazio e alla, come dire, e anche, diciamo, alla necessità di alcune situazioni che probabilmente dal punto di vista tecnico saranno necessarie e che quello spazio deve garantire. Quindi su questo io direi che l'Aula in qualche modo dice che Piazza Beati Paoli va bene, passando anche, diciamo, la palla adesso ai tecnici sull'indicazione. Tra l'altro l'architetto Scuderi ci mi aveva già annunciato tutta una serie di, come dire, grandi questioni legate alla città, alla storia di questa città, proprio legata a quel luogo. Mi parlava del famoso Natoli, insomma, lì si potrebbero fare tante di quelle cose, diciamo, che ricaratterizzano anche questa manifestazione, dandogli una forte connotazione locale, ma che è anche, diciamo, di grande visione rispetto alla nostra città, rispetto al centro storico. A me adesso premeva, diciamo, entrare nella seconda fase. Sono le 10:30, ancora l'assessore non è arrivato. Penso che sia utile in questo momento adesso capire quale può essere anche il nostro apporto rispetto anche alla crescita della manifestazione. La dottoressa Calandra citava la scuola Perez, che ha un plesso in prima circoscrizione, che è il Madre Teresa di Calcutta. Penso che sia molto, molto utile, molto importante il coinvolgimento delle scuole che sono attorno al quartiere capo, che sono in parte, diciamo, possiamo dire, delle scuole del quartiere capo. Mi riferisco alla Turisi Colonna, ma mi riferisco anche alle scuole che sono, diciamo, nella circoscrizione accanto, che sono quelle che insistono, diciamo, anche su questa area. C'è una, ora non ricordo il nome, mi dovete scusare, ma accanto al tribunale c'è una scuola pubblica. Come si chiama, consiglieri? Consigliere?
Io mi ricordo il Nicolò Turrisi, ma ero piccolo quando... Stiamo parlando accanto proprio all'inizio. Questa è, diciamo, come si dice, istituzionalmente una gaffa molto grande la mia, ma non mi ricordo come si chiama la scuola che c'è accanto al... Lo saprà meglio Tramuto, che lui è un toponomasta preparato. Di fronte, non accanto. Siamo praticamente Nicolò di fronte Turrisi, al tribunale... Questo. Esatto. Presidente, Nicolò Turrisi. Benissimo, bravissimo, non lo ricordo. Nicolò Turrisi, che siamo come dire a ridosso al quartiere. E io ho frequentato, tra l'altro. Su Porta Carini, quindi insomma siamo all'ingresso, diciamo, del quartiere capo. Sulla Turrisi Colonna penso che non ci siano grandi problemi a coinvolgere, non solo dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista, diciamo, delle relazioni, diciamo, la scuola, il Turrisi Colonna, ci sono diversi insegnanti con cui collaboriamo per poter anche organizzare dei laboratori, eccetera. L'architetto Scuderi mi parlava anche di alcune iniziative collaterali alla manifestazione che si svolgerà all'interno della biblioteca, diciamo, temporanea. Quindi, se magari poteva fare un accenno, architetto, prego. Mi sentite? Se puoi avvicinarti un po' al microfono, Giuseppe, ti sentiamo lontanissimo. E allora, l'idea è quella di animare l'intero mandamento, quindi oltre alle manifestazioni più legate al libro e alle necessità di avere il libro in mano o guardarlo sullo schermo del tablet, l'idea che, ad esempio, si possano in 3-4 punti allestire i cosiddetti speak corner, dicono in inglese, in siciliano possiamo dire un posto lungo Sabannia, in cui... Un angolo, sì. Una cassetta di frutta, un microfono, un megafono, qualcuno legge delle pagine di testi che abbiano un riferimento con il quartiere. Possiamo leggere appunto i Beati Paoli di Luigi Natoli, possiamo leggere le poesie di Pietro Fuddune, possiamo parlare di Peppe Schiera. Cioè abbiamo solo l'imbarazzo della scelta e indicare il piano di Sant'Onofrio, la piazzetta davanti all'Accademia delle Belle Arti, in quegli eventi in maniera assolutamente tranquilla, peraltro, per cui non dovremmo avere troppi problemi di autorizzazioni per avere appunto un microfono e un altoparlante da cui irradiare una poesia o raccontare una storia di cantastorie. Cose semplici che siano nella natura del nostro quartiere. Presidente, sei assolutamente muto. Sì, no, nel frattempo dovete sapere che questa cosa che metti il microfono muto ti permette di fare nel frattempo altre 4-5 riunioni, quindi sì. No, ero assolutamente, stavo ascoltando con un orecchio l'architetto Scuderi e con l'altro, diciamo, il mio interlocutore. Sì, mi sembra assolutamente fantastico. Io penso che sia addirittura anche molto semplice coinvolgere direttamente le scuole, e chiedo ai rappresentanti del Comitato Tecnico Scientifico di fornire alcuni autori che potrebbero essere oggetto di un piccolo laboratorio che potrebbero condurre direttamente gli insegnanti all'interno delle scuole e far fare queste letture proprio ai bambini della scuola. Dico Turrisi Colonna perché siamo Presidente, dentro il quartiere. Presidente, io sono pronto subito a coinvolgere le insegnanti della scuola Nuccio per l'albergheria. Potrebbe essere anche, diciamo, la scuola Nuccio, perché no? Ecco, però diamogli anche una forza che rimanga lì, cioè che dalla manifestazione in sé nasca il desiderio di continuare ad approfondire alcuni temi, in questo caso proprio temi legati alla lettura e alla storia del quartiere dove questi ragazzi vivono. Potrebbe essere una semplice iniziativa che vede coinvolti i ragazzi, quindi chiedo al Comitato Tecnico Scientifico se può suggerire alcuni autori e da lì organizzare un incontro con alcuni docenti della Turrisi Colonna e anche di altre, voglio dire, la dottoressa Calandra parlava anche del coinvolgimento della scuola Perez, perché no? Insomma, proviamo a estendere intanto questo piccolo invito. Presidente, non si sente più.
Il presidente è caduto. Se la dottoressa Calandra mi sente, volevo porre nel frattempo un'altra domanda. Mi sente, dottoressa? Sì, sì, la sento, la sento. Sì, nella stessa che... Niente, questa riunione non sa da fare, come si dice in... scusate, di nuovo, mi è caduto di nuovo la connessione. Un'altra cosa che ci tenevo a chiudere invece come discussione all'interno del Consiglio della prima circoscrizione era legata alla data. Se ci sono le condizioni per confermare il fine settimana che andava dal 30 aprile, se non ricordo male, al 2 maggio, oppure se è utile rinviare di qualche giorno la manifestazione. Io ritengo che se ci sono le condizioni potremmo anche confermare, ma siccome andiamo incontro a un periodo in cui ci saranno ancora delle forti chiusure, è perché ci si augura che dal mese di maggio ci si possa un attimino organizzare diversamente, non dico che si ritorni alla normalità, ma che in qualche modo si allenteranno le misure. Forse lo dico, ma senza avere, diciamo, ovviamente non voglio dare nessuna, diciamo, indicazione vincolante, figuriamoci, diciamo, soprattutto su questi temi. Forse è il caso di rinviarla di qualche settimana, in modo che siamo un attimino più, forse più sereni, diciamo, magari anche il livello della vaccinazione ha avuto una accelerazione, non lo so, questo lo chiedo, diciamo, e questo direi un brevissimo giro da parte dei consiglieri e delle consigliere e anche della dottoressa Calandra. Scusi, presidente, prima del giro con i consiglieri volevo dire qualcosa. Prego, prego. In merito, mi dispiace che sia andato, posso parlare un attimino, poi facciamo il giro dei consiglieri. Certo, prego. Ok, prego. Allora, intanto in merito a questa vostra decisione della piazza Beati Paoli, noi ovviamente l'accogliamo, però un po' mi dispiace, devo dire, perché è la prima volta, cioè la vostra circoscrizione è la prima ad avere questa densostruttura e diciamo battezza l'avvio del progetto. Ora già siamo un po' ristretti e condizionati da tutte queste misure anti-Covid. In più la piazza è piccolina, quindi andrebbe piccola la struttura. Dovete pensare che per l'evento inaugurale, perché ci sarà un evento inaugurale del progetto a cui ovviamente parteciperà sindaco, assessori e quant'altro, e tra l'altro dovremmo anche proiettare un video all'interno di questa densostruttura. Il fatto che lo vedono poche persone un po' mi dispiace. Ecco perché io avevo pensato a Piazza Bologna, perché intanto è già conosciuta, è un po' il salotto buono, diciamo, della circoscrizione. Quindi, anche se verrebbe meno quello che ha detto l'architetto Scuderi, cioè di individuare un posto meno conosciuto, però sarebbe più esteticamente bella, sarebbe una bella densostruttura messa nel cuore della città, di fronte alla biblioteca centrale, fermo restando che magari altre manifestazioni si potrebbero fare anche all'interno della stessa biblioteca Piccolo Principe o anche all'interno delle stesse scuole. Non è detto che dobbiamo concentrare tutto in quei tre giorni, però per l'evento iniziale, per l'evento di lancio, mi sarebbe piaciuta una cosa un po' più in grande, un po' più di rappresentanza, non so come dire. Questo lo dico, diciamo, tranquillamente, fermo restando che la decisione spetta a voi, non spetta a me, però è giusto che io vi dica anche le mie considerazioni. Lì sarebbe più pomposa, più importante, sarebbe anche più seguita, perché la gente, lo sappiamo, diciamo, non è che abbiamo un pubblico enorme che segue queste cose della lettura, quindi altro è che già la gente è abituata in un certo senso a frequentare questo centro storico per la via dei librai. E allora come? Prego. Altro che invece, insomma, i microfoni, sì. Scusate, mi scusi dottoressa Calandra, i microfoni per piacere. Prego.
Quindi diciamo c'è questa cosa, è l'evento iniziale, l'evento di lancio ci sarà, quindi ci sarà una maggiore partecipazione, sarebbe bello avere una struttura più grande anche per presentarla, per la biblioteca itinerante, per avere dentro più postazioni di computer, poi tutto il resto si può fare, quindi io vi faccio presente queste considerazioni, poi naturalmente la decisione è vostra. L'altra esigenza che è venuta fuori di coinvolgere le scuole, più scuole, perché già la scuola Perez è già coinvolta, per questo non ci sono problemi nella maniera più assoluta. Io mi sono presa gli appunti qua della Turisi Colonna, Nicolò Turisi, e la scuola Nuccio all'albergheria. Però c'è una, vi volevo segnalare che c'è una persona che è incaricata appunto di tenere i contatti con queste scuole, che è esterna alla nostra amministrazione, ed è la professoressa Balistreri, che è incaricata di redigere un cronoprogramma delle attività che si svolgono all'interno della tensostruttura. Quindi le cose sono due: o decidiamo di fare le attività con le scuole sempre all'interno della tensostruttura, e qui ritorniamo al discorso dell'ampiezza, eccetera, oppure le facciamo nelle scuole o nella biblioteca Piccolo Prince o in altri luoghi. Perché un'altra cosa che vi volevo chiedere è, al di là della biblioteca itinerante, nella circoscrizione voi mi potete suggerire dei posti che presentano una certa ampiezza, che consente il distanziamento, in cui si possano fare dei piccoli incontri al chiuso, che non siano nella tensostruttura, perché non dobbiamo noi limitarci solo ai 3 giorni in cui è montata la biblioteca itinerante, dobbiamo anche valorizzare magari dei luoghi meno conosciuti della circoscrizione, che possono però ospitare iniziative culturali anche al di là di questi 3 giorni. Quindi questa è una richiesta che... quindi io parlerò del coinvolgimento delle scuole con la professoressa Balistreri, ed eventualmente, se voi mi indicate un referente vostro a cui la professoressa si può rivolgere per eventuali contatti con insegnanti, eccetera, poi questo qui me lo direte e io passerò il contatto. Quindi il discorso, andiamo al discorso ultimo della data. Consideriamo che voi siete i primi, però a seguire ci sono le altre circoscrizioni, e già noi abbiamo cercato di individuare delle date. Per esempio la seconda per la biblioteca itinerante dovrebbe essere 28, 29 e 30 maggio. Quindi... certo, diciamo il fatto che andava a coincidere con il 1° maggio, da una parte mi piaceva perché c'è appunto questo evento di lancio, eccetera, però forse è meglio spostarla di una settimana, ma non di più, perché altrimenti poi si va ad accavallare con la seconda circoscrizione. Spostarla di una settimana significa andare alla settimana che va, al fine settimana che va dal 7 al 9, e questo lo possiamo fare. Quindi il 7 con l'inaugurazione, con la proiezione del video, col sindaco, con tutto il consiglio messo schierato lì davanti, perché mi aspetto naturalmente la partecipazione di tutti, e facciamo una cosa in grande stile, e poi facciamo questo il venerdì, il 7, 8 e 9, se siete d'accordo. La mia proposta è questa, anche perché fino al 30 siamo così combinati male, poi il primo magari la gente non è disponibile per questo genere di cose, già il 7 mi pare meglio. E io ho finito, vi ho detto tutte le mie considerazioni, quindi considerate il fatto che siete i primi, quindi in un certo senso siete un po' più nell'occhio del ciclone, perché si sa che il debutto di un'iniziativa, anche che poi dura tutto l'anno, è un biglietto da visita, quindi ci dobbiamo essere proprio al meglio del meglio, quindi piazza, tutto pulito, tutto sistemato, tutto, anche perché ci saranno le telecamere, ci saranno naturalmente daremo conto e soddisfazione a tutti i media, ufficio stampa, eccetera, eccetera. Quindi per questo io pensavo alla famosa piazza Bologna, però ripeto, è una mia considerazione.
Basta, io ho finito. Ho finito e quindi chiudo il microfono. Grazie dottoressa Calandra, una cortesia, sempre i microfoni quando intervengono altri, perché insomma abbiamo difficoltà. Io assolutamente, dottoressa Calandra, non solo per ribadirle che ci vuole una piazza che sia fortemente di rappresentanza, penso che Piazza Beati Paoli sia 10 volte più bella di Piazza Bologna, lo posso dire, diciamo, mi assumo la responsabilità di quello che dichiaro, quindi, però insomma... la puoi dire. quindi diciamo, dopodiché, che magari nella giornata, nelle giornate, diciamo, della realizzazione della biblioteca ci siano un maggiore coinvolgimento degli spazi accanto, insomma, delle piazze che ci sono accanto, dell'ingresso del mercato, insomma, che ci sia un maggiore coinvolgimento, su quello sono assolutamente convinto che sia una strada da praticare. Mi sta bene, penso che stia bene a tutti, anche perché consigliere e consigliere, è possibile pure che ci ritroveremo di fronte a una nuova zona rossa che prenderà il fine settimana dell'1 maggio, così come è successo con la Pasqua e la Pasquetta. È possibile che ci siano delle nuove zone rosse che riguarderanno il periodo che va dal 25 aprile all'1 maggio, per cui a quel punto come dire, dal punto di vista autorizzativo sarebbe assolutamente improponibile proporre quelle date, già fuori dal fine settimana del primo maggio, probabilmente, insomma, è anche un pochettino anche più gestibile dal punto di vista anche dei contagi. Io ritengo che questa sia un'iniziativa importante, non solo per quello che esprime in sé. Piazza Beati Paoli è una piazza che è stata pedonalizzata nel 2018, quindi è una piazza, diciamo, che ha una pedonalizzazione anche recente, per cui non è una cosa, diciamo, che... E quindi andare a valorizzare quella piazza è importante, ma soprattutto è importante perché in qualche modo per noi significa anche un ripartire. E sul ripartire con iniziative di piazza, con luoghi, diciamo, di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle scuole, di tutto quello che si muove, diciamo, e che in questo anno e passa, perché siamo chiusi a casa da più di un anno, in qualche modo è importante, ed è un momento che va anche oltre, diciamo, la questione della lettura. Ripartire da Piazza Beati Paoli significa ripartire da una piazza che può rappresentare tutte e 8 le circoscrizioni, per la sua storia, per la sua forza, per quello che significa, diciamo, partire dal cuore della città, perché proprio Piazza Beati Paoli, anche dal punto di vista da vedere geografico rispetto alla città, è proprio il punto centrale della città di Palermo. Quindi su questo è anche, diciamo, un luogo fortemente simbolico che potrebbe poi, appunto, da Piazza Beati Paoli arrivare fino a Piazza San Paolo o al Borgo Nuovo, piuttosto che nelle altre piazze che verranno coinvolte con questa manifestazione. Se non ci sono ulteriori interventi, io direi, diciamo, non lo so, scusate, anzi, avevo chiesto, diciamo, di esprimervi sulle date, scusate, è vero. Consigliere Sorci, prego, scusi. No, una piccola cosa, anche perché mi pare giusto farlo. Ho sentito un intervento in cui qualcuno diceva ne ha bisogno, e non ritengo sia una questione di bisogno, ma è una questione di rappresentanza. Siccome mai è stata coinvolta quella parte della città o della circoscrizione, è giusto che ci sia. Anche perché io sono cresciuto da quelle parti e bene o male qualche libro l'ho letto, quindi non è una questione di necessità. La necessità è cosa diversa. La cosa che desidero ribadire, così come lei ha fatto, Presidente, è il fatto che non si facciano delle cose se non ci sono tutte quelle misure e quelle di cui ha bisogno questo momento, perché fare una manifestazione per poi peggiorare le condizioni di salute non solo di coloro i quali sono nella circoscrizione, ma di tutti coloro i quali interverranno, anche se non so a chi è rivolta questa manifestazione, a piccoli, a grandi, a tutti quanti. C'era qualcuno che si lamentava del fatto che coloro i quali leggono poi alla fine non avranno nessuna ricompensa. Questa è una confidenza che mi ha fatto qualcuno, ma al di là di questa, visto che non hanno... sarebbe opportuno capire a chi si rivolge, dico, e che non si faccia se non è possibile farla con tutte le misure e le condizioni di cautela che servono in questo momento.
Grazie Presidente. Posso Presidente? Grazie Consigliere Sorci. Sì, prego Consigliere Pitarresi. Sì, Presidente, voglio intervenire perché il consigliere Sorci si riferiva sicuramente al mio intervento, dove ho fatto presente che il territorio ha bisogno. Per me ha bisogno, Presidente, il territorio anche di questo, perché ancora, questi sono poi i dati che possiamo riscontrare, l'analfabetismo è ancora tanto. Si fanno tantissime indennità di frequenza perché ci sono tantissimi bambini che hanno problemi proprio oltre ai problemi delle patologie, ma anche problemi legati allo studio. E questo tipo di manifestazioni in un luogo come quello del Capo o dei quartieri, o anche degli altri quartieri, come che può essere comunque anche quello dell'albergeria di Ballarò, queste sono manifestazioni di cui i nostri territori hanno bisogno. E partire dal Capo per me è importante, il territorio ne ha bisogno, perché ancora il territorio, anche sotto il profilo culturale, ma anche di dispersione scolastica, di abitudine anche allo studio, di amare la lettura, capire l'importanza della lettura, partire da questi principi basi, per me è fondamentale e lo ritengo un'attività opportuna per il territorio, ma anche di bisogno. Quindi chi l'ha pensata, per me ha avuto una buona considerazione. C'è sicuramente uno studio dietro che non è indifferente. Io voglio pensare a Piero Tramonti, mi fa questa biblioteca sui quartieri, mi fa pensare a Piero Tramonti, perché Piero Tramonti fa ogni giorno proprio questo, cerca proprio di dare cultura, e questo lo fa col suo impegno personale. Sicuramente sarà partito da lui, magari sarà presa questa idea da lui. Mi fa pensare alla biblioteca di Piero Tramonti, questo anche di scambio di libri, prendere il libro in prestito e lasciarne un altro, con tutte le altre attività connesse. Quindi penso che il territorio ne ha bisogno di queste attività. Questo magari può essere un punto di partenza anche per altro. Grazie Presidente. Posso intervenire Presidente? Dire, grazie consigliere Pitarresi, prego consigliere Vedano, prego. Sì, grazie. Volevo anche aggiungere, a parte dal punto di vista sicuramente culturale e formativo per residenti e per visitatori che vengono da altri quartieri, ma noi pensiamo sempre al benessere del nostro territorio, e in questo momento potrebbe essere una manifestazione come questa, potrebbe essere utile per il rilancio del Mercato Capo, perché venire al Mercato Capo non significherebbe soltanto partecipare o assistere ad un evento culturale che parla di libri, di poesie e di letture, ma parla anche di storia, parla anche di chiese, parla anche di monumenti. Stiamo praticamente a ridosso della cattedrale, stiamo a ridosso della chiesa della Mercede e tante altre chiese, Santa Caterina Villa. Cioè il Capo è veramente pieno di chiese, cioè una chiesa si può dire ogni 100 metri. Quindi dico, potrebbe essere benissimo un momento di rilancio del territorio del Mercato Capo. Ecco perché è fondamentale, diciamo, tenere questa manifestazione su Piazza Beati Paoli. Piazza Bologna è già famosa, non ha bisogno di parole, non ha bisogno di eventi, perché è sempre piena di eventi. È, diciamo, il salotto di Palermo. Lì ci va chiunque, anche per fare shopping o per darsi un punto di incontro con degli amici. Magari il Capo in questo periodo, diciamo, un po' meno. Quindi secondo me sarebbe veramente propizio utilizzare Piazza Beati Paoli come punto di incontro e punto di rinnovo per tanti cittadini che hanno dimenticato il Capo. Ho terminato, Presidente. Presidente è caduto di nuovo. Oggi ci sono problemi con la connessione. Ora ritornerà. Io volevo intervenire, vediamo se me lo permette il Presidente. Mi perdoni, le faccio una domanda che le volevo fare. Prego, prego, dottoressa Calandra, prego, prego. Posso? Certo, dottoressa. E allora,
E allora vi volevo dire una cosa. Intanto, vabbè, mi avete convinto per i beati Paoli, ok? Mi avete convinto. Per quanto riguarda le attività, la biblioteca, questa itinerante Pietro Tremonte, perché non la coinvolgiamo? È lì da voi, insomma, lui opera dalle parti, mi pare, vicolo Santa Rosalia, una cosa del genere. Potremmo, sì, piazza Santa Rosalia, potremmo coinvolgerlo chiedendogli di raccontarci la sua storia, per esempio all'interno della tensostruttura. Questo si potrebbe fare, magari, se voi avete la possibilità di avere dei contatti con lui, di poterlo contattare, lo potremmo coinvolgere, perché la sua è una storia bella, se ne sono occupati tanti giornali, se ne è parlato tanto, quindi perché non coinvolgerlo personalmente, se siete d'accordo. E poi, per quanto riguarda, che cos'era che mi diceva pure la consigliera Vetrano, la questione del capo, della valorizzazione del capo. Ora, io naturalmente non conosco tante realtà che ci sono a Palermo, ma voi sì. Pensavo, visto che il tema della circoscrizione è la multiculturalità, e dal punto di vista del cibo e della cucina, noi siamo anche una città multiculturale, perché abbiamo delle pietanze che risalgono agli arabi piuttosto che francesi, piuttosto che. Se voi mi potete indicare una persona che sia in grado di illustrare una piccola storia della cucina siciliana, e magari, perché no, si potrebbe anche coinvolgere qualcuno che l'affianchi con delle degustazioni, per esempio. Dico, questa è un'idea che mi è venuta in questo momento, sarebbe pure qualcosa che attira, come sempre attirano le questioni legate al cibo e all'alimentazione. Quindi sono, diciamo, in attesa di vostre indicazioni precise. Mi date contatti, mi date un po' la strada e poi noi la percorriamo. Però non posso avere delle idee così, ma non conosco le persone. Voi magari la realtà del territorio ovviamente la conoscete molto meglio di me. E poi vi voglio anche sottolineare il fatto di non trascurare le iniziative digitali. Se c'è una persona in grado di fare un bel video che serva anche un po' sì, però scritto male per la prima. Capogruppo Venturella, scusi, dottoressa Calanda. Capogruppo Venturella, il microfono. Sì, per sì, favore. l'ho capito. Prego, dottoressa Calanda. Quindi, se c'è una persona in grado di fare un bel video, vi invito a guardare la pagina Facebook del Patto per la Lettura, che si chiama Palermo Città che Legge. Arrivato a un certo punto, e noi lì pubblichiamo tutto quello che facciamo come sistema bibliotecario e come aderenti al Patto per la Lettura. Arrivato a un certo punto, abbiamo pubblicato un video che ci è stato, devo dire, regalato da un fotografo, un videomaker che si chiama Filippo Barbaria, molto bravo, un video sulle biblioteche, del sistema bibliotecario, che è bellissimo, perché ci ha messo la musica, ha avuto tantissime visualizzazioni, ha avuto successo. Se voi riuscite a fare una cosa del genere per tutte le emergenze architettoniche che ci sono nella prima circoscrizione, un bel video che illustri questo, ma perché non inserirlo in questo cronoprogramma? Però, appunto, è un discorso che deve partire da voi, perché io non ho la possibilità di farlo, anche perché poi devo pensare a 100.000 cose, quindi è chiaro che delego. Io sto lanciando delle idee, delle proposte. Mi piace molto questo del mercato del capo. Oltretutto, i mercati storici sono sempre qualcosa di particolare che la nostra città ha e che dovrebbe essere valorizzato, e sono anche collegati a un discorso di economia, di sviluppo del territorio. Quindi questo aspetto io lo terrei in grande considerazione. Scuole, gastronomia, per mercati, storia del cibo, e anche una iniziativa digitale promossa direttamente da voi e diffusa attraverso tutti i nostri canali non sarebbe affatto un male. Io ho finito.
Presidente Castiglia non è collegato. Poi posso, presidente, vicepresidente. Vediamo se Castiglia è rientrato. Vediamo se Castiglia è rientrato. Eccolo qua, presidente. Allora, c'era la consigliera Venturella, dopodiché io vi propongo, diciamo, di iniziare anche sulle indicazioni che dava la dottoressa Calandra, iniziare a chiudere e poi eventualmente ci riaggiorniamo come consiglio per fornire queste indicazioni di cui ci faceva richiesta. Prego, consigliera Venturella. Sì, sarò brevissima. Raccolgo queste proposte della dottoressa Calandra, molto interessanti. Io già ho in mente qualcuno, insomma, che anche il consiglio conosce. Abbiamo noi un antropologo, diciamo, che è un conoscitore del centro storico e delle tradizioni culinarie, il professore Di Franco, che si è sempre speso, diciamo, in manifestazioni anche spontanee con tanta gioia, veramente. Quindi pensavo a lui e anche al coinvolgimento, se mi consentite, della scuola, dell'istituto in cui insegno, che è un istituto alberghiero, che sebbene insista nella seconda circoscrizione, però ha una grande ricaduta ovviamente anche per quello che è la culla della anche cultura gastronomica, che è il centro storico, tra, diciamo, proprio storia e gastronomia. Quindi potrebbe essere anche il coinvolgimento di studenti della scuola stessa che raccontano, perché insomma il loro percorso di studi vira anche da questa parte. Quindi sicuramente c'è tante risorse, le troviamo sicuramente. Ho concluso. L'istituto alberghiero è quello diretto da Vito Pecoraro, che c'ha come preside Vito Pecoraro? Sì, esattamente. Sì. Ci conosciamo da una vita, sei una persona molto attiva, devo esattamente, dire. Sì. Sarebbe perfetto, mercato storico, istituto alberghiero. Si potrebbe ideare una bella manifestazione. Vi ripeto, non stiamo, diciamo, attaccati al discorso tenso struttura, perché quello dura solo 3 giorni, non ci possiamo mettere tutti in questi 3 giorni, quindi anche dopo, successivamente, a metà maggio, anche dopo che sarà subentrata, sarà andata alla seconda, terza circoscrizione la tenso struttura, nessuno impedisce di continuare a fare manifestazioni. È l'anno del libro, quindi tutto l'anno possiamo organizzare manifestazioni in tutte le circoscrizioni, che sono indirizzate a tutti. Qui rispondo a un'altra consigliera, mi aveva detto: ma chi sono? Sono indirizzate a tutti, sono indirizzate agli adulti, ai bambini, alle persone con disagio psichico, con disabilità, agli anziani, quindi non c'è un target di pubblico a cui vanno indirizzate, perché l'obiettivo è quello appunto di cercare di incrementare il bacino dei lettori. Poi non ci riusciremo magari solo con questa manifestazione, però magari è un inizio, mi auguro che poi si continui su questa scia, che possa essere un input, un impulso. Io vi lascio il mio numero di cellulare, ve lo scrivo nella chat, perché così eventualmente mi chiamate. È il mio cellulare di servizio, 336 44 35 10. Eventualmente mi chiamate, se riuscite a contattare Pietro Tramonte, se dovete mettermi in contatto con altre persone che hanno altre idee, e così ci coordiniamo. Però dobbiamo essere molto operativi, perché ormai siamo praticamente ad aprile, e a maggio deve partire tutta questa macchina organizzativa, che è molto complessa, perché bisogna coordinare tante cose, e le scuole, e le biblioteche, e questo e quell'altro. Quindi se non siamo anche pragmatici, pratici, andiamo avanti. Io per esempio per le manifestazioni dentro la tenso struttura coinvolgerò questa professoressa Balistreri per prendere i contatti, per quelle all'esterno invece coinvolgerò i miei collaboratori. Quindi dobbiamo essere rodati in maniera tale da andare avanti bene, senza problematiche antipatiche, insomma, cercando di sostenerci, aiutarci a vicenda, e riuscire a confezionare un prodotto bello che piace alla città, che non sia soprattutto percepito come qualcosa di accademico. Deve essere un discorso di base, di coinvolgimento
aumenta delle persone anche che non hanno mai letto più di un libro l'anno e ora magari si sentono invogliate a leggerlo, quindi è rivolto a tutti indipendentemente dalla formazione, dal grado di istruzione, anzi più siamo vicini alle persone meglio è dal mio punto di vista. Io chiudo il microfono perché ho concluso. Grazie dottoressa Calandra, io ci tengo perché siamo in consiglio e perché l'invito era molto diretto all'assessore Zito, sono le 11.06, l'assessore non ne abbiamo traccia, su questo devo dire che sono molto scocciato perché sono rapporti istituzionali che assolutamente non possono essere disattesi. Quantomeno va comunicata l'assenza. A me non è arrivata nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'assessore, se non per sua attraverso la sua dirigente, la dottoressa Calandra, che ha detto che era in autostrada e che stava arrivando. Ancora ora, alle 11.07, l'assessore non è in aula. Prendo atto di questa cosa, lo farò presente anche al sindaco, questa scorrettezza istituzionale. La ritengo una scorrettezza istituzionale. Quindi è su questo chiudo diciamo, il consiglio. Presidente, aveva chiesto scusi, non avevo visto, prego vicepresidente. No, io sono molto contento perché ho ascoltato il rigoroso silenzio, perché molto diciamo è una materia che ha affrontato molto spesso la commissione cultura, abbiamo dei validi consiglieri che si sono sempre spesi in favore di tutto quello che riguarda appunto la cultura, per cui io mi metto lì in silenzio, do la mia disponibilità qualora dovessi servire, sono a completa disposizione di tutti quanti, di voi consiglieri, del Presidente, della dottoressa Calandra. Però su una cosa, caro Presidente, io la voglio precisare, purtroppo esula dall'argomento che abbiamo trattato. È vero, Presidente, noi con l'assessore alla cultura abbiamo pochi rapporti, forse zero. Devo dire che noi pensavamo di averne di più anche perché avevamo conosciuto in aula consiliare l'assessore Zito. Io ho un messaggio mandato all'assessore 2 mesi fa, Presidente, dove gli chiedevo un incontro, non ho mai avuto la risposta. Non abbiamo interlocuzione con l'assessore Zito, quindi ne approfitto per dirlo, visto che siamo in consiglio aperto e tutto viene registrato fortunatamente. Io voglio auspicare, Presidente, che l'assessore Zito capisca che la circoscrizione ha la stessa importanza di tutte le sue riunioni che fa chiaramente tutti i giorni e spero che la dottoressa Calandra che mi sta ascoltando possa riferire direttamente oggi che noi ci teniamo ad avere questi rapporti e questi colloqui con l'assessore Zito, perché la cultura per noi è importante e non solo. Grazie Presidente. Grazie vicepresidente. Dico, stiamo venendo fuori da un periodo in cui le circoscrizioni sono state dal punto di vista istituzionale maltrattate dal Consiglio Comunale e da tutti gli organi competenti in maniera evidente e chiara. Abbiamo un nuovo regolamento che delega cultura, sport e attività sociali alle circoscrizioni. Ancora oggi diciamo non abbiamo diciamo un rapporto con chi si occupa di cultura, chi si occupa di sociale e chi si occupa di sport. È chiaro, è ovvio che l'assessore doveva partecipare a questo incontro e assolutamente non possiamo non dirlo, visto che siamo oggi è il 29 marzo 2021 e l'assessore è Zito dal presidente della prima circoscrizione, ci tengo a dirlo con parole chiare, dal Presidente di circoscrizione ha ricevuto un invito a un confronto il 21 settembre 2020, reiterato il 13 ottobre 2020 e ancora oggi l'assessore Zito non ha avuto il tempo per alzare il telefono e chiedere e convocare il Presidente della prima circoscrizione per discutere di alcune questioni legate a quello che è il mondo della cultura che vede coinvolto il Consiglio della prima circoscrizione. Mi pare che i rapporti istituzionali devono essere abbastanza chiari e quando noi oggi abbiamo chiesto di fare questo incontro, l'abbiamo chiesto e ringraziamo la dottoressa Calandra per essere qui con noi, ma l'abbiamo chiesto al nostro assessore, perché maggioranza o opposizione, comunque l'assessore alla cultura è l'assessore Zito e oggi non è venuto in aula, non ha comunicato la sua assenza, non è un problema per lui, è un problema per noi, perché questa è, come dire, la base di qualunque ragionamento che poi noi dobbiamo trasferire come organo di partecipazione ai cittadini.
cioè il fatto che le istituzioni si confrontano e poi le politiche attive arrivano sui territori. Le circoscrizioni non sono una parola messa in un progetto, le circoscrizioni hanno una loro dignità e dobbiamo lavorare per rafforzare la dignità delle circoscrizioni, per fare in modo che le circoscrizioni siano in grado di organizzare tanti degli eventi. Io posso dire che quello che ha detto il dottoressa Calandro è bellissimo, ma noi abbiamo un mese per fare tutto questo. Noi proveremo a fare quello che possiamo fare, dottoressa Calandro, con molta chiarezza, non siamo in grado di organizzare tutto quello che vogliamo organizzare, ma se le cose si pianificano e si affrontano il 21 settembre 2020, noi arriviamo il 21 settembre 2020, noi arriviamo oggi al 29 marzo 2021, probabilmente sul piano della cultura, ad avere un approccio completamente diverso. Per cui io mi auguro che l'iniziativa, e sono sicuro che l'iniziativa andrà benissimo, sarà anche uno spunto per poter ripartire in un dialogo tra istituzioni e anche e soprattutto nel rispetto di quello che è il ruolo delle circoscrizioni, che è stato, ripeto, maltrattato da tutti i livelli. Non c'è solo un assessorato che ha trascurato le circoscrizioni, attenzione, da tutti i livelli. Noi dovremmo avere in questo momento una programmazione che riguarda la cultura, alla luce del nuovo regolamento, dovremmo portare una programmazione e questa programmazione dovrebbe essere ovviamente in qualche modo concordata con l'assessorato di riferimento, nel vostro caso la cultura. Bene, questo non so cosa succederà nelle prossime settimane e mesi, ma io pretendo che l'assessore Zito sia nella condizione, nel giro di pochi giorni, di chiedere scusa al Consiglio della Prima Circoscrizione e di essere di nuovo ricollegato. Buongiorno Massimo. Assessore, l'abbiamo aspettata per un'ora e mezza. Allora, Massimo, io ti chiedo scusa, ma ero bloccato con la macchina con ben altre necessità. Quindi, poi fra l'altro era una riunione dove penso... Niente, io mi scuso, ma lascio l'aula. C'era la dottoressa anche Calandra, alla quale avevo rappresentato di avvisare che io non ci sarei potuto essere. Non è una mancanza di rispetto verso i consiglieri, quindi di questo ti chiedo scusa. Quindi purtroppo siamo umani e l'autostrada Siracusa-Palermo è un'autostrada che non auguro a nessuno. Va bene, comunque sono qua, quindi sentivo che volevi rinviare, fate voi, io sono qua, quindi continuo, ma io avevo rappresentato alla dottoressa Calandra tramite la segreteria, ho detto guarda che sono in serissime difficoltà, che non sto qui a rappresentare, ritardando anche altri appuntamenti che avevo messo alle 11, compreso una call con il sindaco, ma non te l'ho detto, siamo umani. Allora, purtroppo le distrazioni si pagano, andiamo avanti. Assessore, allora io ritengo, diciamo, che il consiglio, ma mi faccio portavoce, apprezzi in qualche modo le scuse. È ovvio, diciamo, che nella gestione dei lavori d'aula di oggi avevamo proprio chiesto che ci fosse lei, diciamo, presente, proprio perché non si parlava di una manifestazione. Il tema non era una manifestazione, ma il tema era il rapporto tra la circoscrizione, il mondo, diciamo, della cultura cittadina e ovviamente il nostro assessorato di riferimento, in questo caso che è l'assessorato alla cultura. Quindi per questo era fondamentale la sua presenza. Non parlavamo di metri quadri di densa strutture da piazzare, parlavamo di come in qualche modo il territorio potesse essere in grado di prendere questa iniziativa, come tante altre, come un punto, diciamo, di rilancio e di presenza non solo, diciamo, del mondo della lettura in piazza, ma anche e soprattutto delle istituzioni in piazza. I cittadini sentono forte la distanza Massimo, io su questo ti volevo. Questo voglio essere chiaro, perché poi sembra che, diciamo, che qua c'è, no, qua siamo tutte persone che abbiamo grande stima personale di ognuno, ma abbiamo dei ruoli e rispetto ai ruoli dobbiamo essere molto, ma molto più attenti a come, diciamo, lavoriamo. Io ritengo che sia inutile in questo momento affrontare un dibattito con l'assessore dopo che abbiamo ragionato per un'ora e mezza,
ritengo che sia invece utile riaggiornare a un nuovo appuntamento sui temi della cultura, soprattutto sul fatto che, assessore, noi ora abbiamo un nuovo regolamento che prevede, questo nuovo regolamento sul decentramento prevede, come dire, di programmare sulle materie delegate. Una delle materie delegate è proprio la cultura, quindi noi dobbiamo provare a ragionare in tempi brevissimi sul come il suo assessorato intende confrontarsi con le circoscrizioni, io posso parlare per la prima ovviamente, e su come, diciamo, su quello, in una fase così complicata per il paese, e il ruolo soprattutto di chi ha, diciamo, questo come mestiere, cioè le maestranze che si occupano di cultura, quello che hanno subito in questo anno e passa di pandemia, come ripartire insieme. Questo è fondamentale, per cui io le chiedo di prendere contatti con tramite le segreterie, diciamo, dalla sua segreteria con la nostra segreteria, per concordare nel mese di aprile al primo consiglio utile, un, visto che siamo a fine mese, adesso noi dobbiamo ripartire con il nuovo ordine del giorno, programmare immediatamente un incontro con lei in aula, e se è il caso anche con il dottore Verona, in qualità di capo area della cultura, che è sempre utile avere anche un confronto non solo politico, ma anche in grado, diciamo, di avere un supporto amministrativo rispetto a quelle che sono le discussioni che facciamo in aula. Discussioni che non sono discussioni da bar, io ci tengo a precisarlo. Qua noi tutti i giorni siamo lì sui problemi concreti dei cittadini e ci mettiamo la faccia e ci mettiamo anche, diciamo, la possibilità che le persone ci mandano a quel paese e ci aggrediscono perché vedono che le cose non vanno avanti. Quindi, infatti, su questo io voglio essere molto chiaro, e dobbiamo assolutamente non sfilacciarci, quantomeno sul rispetto istituzionale che pretendiamo come circoscrizione. Perché diversamente facciamo la libera repubblica della prima circoscrizione, ci stacchiamo dal comune di Palermo e facciamo le cose da noi, come abbiamo sempre fatto, assessore Zito, lei lo sa, che noi siamo in grado di organizzarci anche. Quindi, diciamo, su questo, diciamo, stiamo insieme. Vabbè, ognuno va a... Presidente, non ho alcuna remora, la mia unica perplessità che mi sopraggiunta, che mi sento di rappresentare, che ti prego di accogliere, lo dico pure agli altri consiglieri, conosco bene quali sono le regole istituzionali e i ruoli istituzionali, e mai mi permetterei di mancare di rispetto a quelli che sono i ruoli istituzionali. Io ritengo che, per quanto riguarda oggi, siccome è registrata, ho seguito tutte le procedure in quanto avevo un'emergenza in autostrada e l'ho rappresentata abbondantemente. Quindi, se non accetta le mie scuse, la prego di volere poi rimettere. La circoscrizione a tutti i consiglieri, che la prima riunione che ho fatto, nel momento in cui c'era una ben altra situazione, c'era un momento di apertura, l'ho fatta proprio con i presidenti di circoscrizione. Abbiamo tentato in tutti i modi di fare anche delle attività decentrate, con tutti i limiti che ci sono del caso, perché sappiamo bene in quale situazione fluida ci stiamo muovendo, e quindi e mai mi sento veramente di aver mancato a quelli che sono i compiti istituzionali. Però di questo ne faccio veramente, chiedo nuovamente scusa per questa riunione. Ci vorrà almeno, chiederò alla segreteria, almeno 2 ore per poterci confrontare a lungo sulle politiche culturali, che non sono politiche culturali di un assessorato, ci tengo a dirlo, ma di un'intera città, perché altrimenti il personalismo, per chi ricopre determinati ruoli, soprattutto quando non è neanche un ruolo nominato, è un ruolo, diciamo, votato, ma nominato, quindi ancora più grande deve essere l'attenzione a quelli che sono i ruoli, in quanto io sono semplicemente delegato del sindaco e porto le risposte che sopraggiungono da ben altri atti deliberativi, che sono quelli di giunta. Quindi io su questo però ritengo che oggi mi sembra doveroso prendere questa sua indicazione, ne faccio tesoro, sarà mia cura
no, convocare, perché non lo convoco io, far mettere in contatto le segreterie per far sì che possiamo fare un incontro molto approfondito in prima circoscrizione per parlare di cultura, perché io di questo so parlare in questo momento. E sono assolutamente consapevole del mio ruolo e consapevole dell'importanza strategica che ha in questo caso la prima circoscrizione all'interno delle politiche culturali della città. Però cosa non l'avessimo fatto? Niente, posso dire una cosa? Certo. Non so chi sta parlando. Appunto. Assessore Zito, se il Presidente mi autorizza però, se il Presidente mi dice no, io non parlo. Presidente Castiglia? Si è bloccato. Vabbè, allora, in assenza del Presidente Castiglia posso parlare, io, perché purtroppo Presidente... devo andare. Lascio l'aula. In assenza del Presidente Castiglia lo sostituisco nella qualità di Vicepresidente, Assessore Zito. Buongiorno, Vicepresidente. Buongiorno Assessore Zito, io devo dire una cosa, e l'ho detto poco fa quando lei non c'era e quindi non posso che confermarla. Io sono un attimino risentito perché la prima circoscrizione ha avuto il piacere di avere lei in aula quando lei non era assessore, proprio per l'enorme bagaglio culturale. Me lo ricordo bene. Ah, meno male, si ricorda Antonio Nicolao, se lo ricorda. Perfetto. Io le voglio ricordare, ne approfitto solo esclusivamente perché questo è un mezzo che ci permette di comunicare, considerato che io oltre 4 mesi fa le ho scritto nel suo WhatsApp un messaggio dove le chiedevo la cortesia di incontrarmi, io non ho mai avuto risposta, purtroppo lei oggi casca male, glielo dico proprio in maniera molto, come dire, armoniosa, nel senso che c'è questa situazione che noi aspettavamo, la situazione precedente che noi speravamo che lei nella qualità di assessore, viste le tematiche sulle circoscrizioni, fosse lei stesso a voler incontrare la circoscrizione, e quindi siamo un attimino così. La prego di perdonare fondamentalmente il mio sfogo, che è quello di riconoscere in lei tanta importanza, e quindi motivo per cui la cerco e cerco di parlare con lei. Sicuramente, come ha detto il Presidente Castiglia, avremo modo di ritornare sull'argomento nel più breve tempo possibile, ma le chiedo, mi permetto di dirlo al singolare, le chiedo, Assessore, da oggi in poi dia la giusta importanza alla circoscrizione, perché per noi è vitale, perché malgrado i regolamenti che non arrivano, malgrado quello che possa pensare il Consiglio Comunale, noi siamo fieri e orgogliosi di essere consiglieri di circoscrizione e lo saremo fino alla fine. Quindi, come ha detto il Presidente Castiglia, di cui insomma non avevamo parlato prima, su questo ci crediamo, però ecco, lei può, come dire, aprire una porta aperta che è quella del Consiglio della prima circoscrizione. Quindi ci rimettiamo alla sua... Aperta, allora, le ripeto, io sono... Nicolao, l'ultima persona che in questo momento io... In questo periodo riporto sempre una grande metà, ho sempre rappresentato un'immagine, se mi posso permettere. Vorrei solo dire questo. Noi siamo, siccome lei mi ha conosciuto anche come che sono un artista visivo, io ho sempre davanti a me l'immagine della zattera della Medusa, un quadro famosissimo. In questo momento noi siamo tutti su una zattera di un mare in tempesta, nel quale per non cadere da questa zattera bisogna mantenere equilibrio. Per mantenere equilibrio è giusto che stiamo fermi e facciamo movimenti tutti insieme e che facciamo squadra. Questo è solo il mio unico pensiero. In un momento difficile, lo riconosco assolutamente sotto tutti i punti di vista, ma per la conformazione proprio della città, con il discorso delle circoscrizioni, con tutto questo fermento, da parte mia, per quanto mi riguarda come assessore, non posso che lavorare insieme alle circoscrizioni. Ne parlerò anche con l'assessore di riferimento, con la Giovanna Marano, però dico, sono io in questo momento come assessore alle culture che voglio parlare di cultura con le circoscrizioni, e non volendo fare alcuna categoria, alcuna classifica, perché
Evidentemente, come ho sempre detto, è difficile individuare un vero centro storico a Palermo, in quanto Palermo è policentrica, però è chiaro che nel discorso culturale di rilancio del turismo, di rilancio delle attività dei commercianti, di rilancio dei mercati storici, non possiamo non partire dalla prima circoscrizione. E siccome dobbiamo fare un progetto di post pandemia, mi auguro che ci sia, io ho necessità di parlare con voi nel rispetto del ruolo e nel rispetto di ciò che facciamo. Io l'unica cosa di cui veramente chiedo scusa, che mi sono un po', e per questo poi ho risposto al presidente Castiglia, credetemi, oggi non era mia intenzione mancare rispetto a dei consiglieri che fra l'altro sono stati votati, e io provengo da Siracusa, capitale della Magna Grecia, ho un alto concetto della democrazia, e quando si è votati secondo me si deve avere massimo rispetto delle regole democratiche. Quindi questo. D'accordo. Dati cittadini. Stop. Sì. Grazie assessore, grazie vicepresidente. Io direi, diciamo, di riaggiornarci a breve, nel mese di aprile faremo un ordine all'ordine del giorno, metteremo proprio il punto programmazione attività culturali, avvio della fase di programmazione. Il tema sarà questo, perché ovviamente dobbiamo anche permettere agli uffici della circoscrizione di poter creare un format unico per tutte le circoscrizioni, le 8 circoscrizioni, proprio dove si ci stanno lavorando, dove si ragiona proprio sul tema della programmazione per le attività delegate, e quindi cultura, sport e sociale. Quindi su questo sono convinto che piuttosto che accettate ovviamente le scuse dell'assessore, e non ci sono dubbi su questo, assessore, glielo volevo ribadire, la invito anche, diciamo, già a prendere nota delle mail inviate dal sottoscritto il 21 settembre 2020 e un sollecito di incontro il 13 ottobre 2020, nel quale sto parlando di mercato delle pulci, nel quale sto parlando di artisti, di autori palermitani in piazza, nel quale parlo di alcune attività legate alla formalizzazione del mercato dell'usato e di alcune attività culturali legate al mercato di Ballarò. Sono cose concrete su cui io l'avevo scritto dopo un incontro che avevamo avuto, ma sul quale non ho avuto nessuna risposta. Queste sono alcune, è ovvio che il consiglio è, diciamo, anche abbastanza ampio, per cui probabilmente è il caso anche di iniziare a ragionare sul concreto di alcune iniziative. Che sono programmazioni, perché queste iniziative, come tante altre di cui probabilmente parleremo nel prossimo incontro, non sono il frutto del singolo desiderio del singolo consigliere, ma sono lo stare dentro i processi della città, come ci ha chiesto il sindaco nella prima riunione che abbiamo fatto a settembre 2017, quando ci ha incontrato per dire voi dovete diventare i sindaci delle vostre circoscrizioni. Quindi noi abbiamo quando andiamo a proporre delle attività culturali, non sono slegate da quello che avviene tutto attorno, ma sono parte di un supporto amministrativo, culturale, sociale, che in qualche modo è frutto di un'elaborazione collettiva. Noi siamo organo di partecipazione, siamo istituzionalmente quelli che provano ad ascoltare e si prendono anche i rimproveri, e anche a volte vengono minacciati in piazza, come è successo a me recentemente, rispetto, diciamo, alle iniziative che proviamo a portare avanti per migliorare la vivibilità del centro storico e per fare di tutto perché ci sia un'idea comunitaria della società e non un'idea individualista, fortemente egoista, come quella che stiamo vivendo in questi tempi. Per cui è ovvio che noi la faccia ce la continuiamo a mettere, abbiamo bisogno di capire se, insomma, i vari pezzi dell'amministrazione che devono dare delle risposte concrete sono nella condizione di farlo, oppure semplicemente siamo in cavalleria perché siamo il centro storico e siccome già è teatro naturale di mille varie ed eventuali iniziative che per fortuna le associazioni, gli animatori culturali eccetera eccetera già propongono, la circoscrizione in qualche modo rimane, diciamo, un luogo asettico e avulso da queste discussioni. Non è assolutamente così, perché siamo con le mani in pasta, siamo tutti i giorni appresso alle mille varie ed eventuali, ed è ovvio che abbiamo anche una lettura
diciamo, di quelli che sono i processi in corso, che necessitano della compattezza di tutti i pezzi dell'amministrazione. Io non posso andare a riqualificare una piazza se prima non mi occupo di ripavimentare la piazza, e non mi posso occupare della ripavimentazione se prima non vado a capire che sotto probabilmente i sottoservizi non funzionano. E già le dico solo in queste poche battute, per fare un esempio concreto, che ci sono 3-4 pezzi dell'amministrazione che devono convergere verso, diciamo, l'arredamento di quella piazza. E stiamo parlando solo di mettere probabilmente delle fioriere, quindi di migliorare la vivibilità di uno spazio. Sono esempi banali, ma riguardano molto, molto il nostro quotidiano. Noi abbiamo questa possibilità e ci siamo attenuti 100% a quello che sono le indicazioni che ci ha dato il nostro sindaco. 100%. Quando il sindaco mi dice che devi fare il sindaco, e per me i consiglieri sono tutti assessori, sono 9 consiglieri e consigliere, sono tutti assessori, sono tutti lì, e sono assessori non a una materia, sono assessori a tutte le materie, perché è ovvio che stiamo dentro tutte quelle che sono le questioni e non sono slegate. Quindi su questo non lo prenda come uno sfogo, ma lo prenda come un ruolo che ci è stato, diciamo, attribuito come circoscrizioni, e dentro quel ruolo noi stiamo. Quindi il Consiglio, diciamo, la inviterà, diciamo, a questo confronto. Saremo insieme nel mese di aprile, primi giorni di aprile, appena avremo la possibilità di ordine del giorno. Questo lo concorderemo tramite le segreterie, perché non le so dire quando partiranno i consigli. Ma e faremo il punto sarà avvio della programmazione sul tema della cultura. Quindi si parlerà anche di eventi concreti, di attenzionare alcune questioni, di processi già in corso che devono essere supportati, per esempio, dal suo mondo, che in questo momento la riguarda. Detto questo, il consiglio è chiuso e chiedo di interrompere la registrazione. Buongiorno a tutti. Arrivederci. Grazie, arrivederci.